Ragazzi, oggi parliamo un attimo della differenza che c'è tra i pedali Shimano e i pedali Crank Brother, cioè i frullini, ok, che conosciamo, che conoscete in parecchi. Io da anni uso i Crank Brother, cioè questo pedale qua. Più o meno 6 mesi, un anno mi sono convertito grazie a Shimano che me li ha fatti provare. In effetti mi è cambiato il mondo agli Shimano classici, quindi XT e XTR. Adesso che li uso da tempo tutti e due, o comunque li ho usati Crank da veramente tanto, quali sono le caratteristiche fondamentali di differenza? Allora, io li avevo scelti principalmente per un discorso di estetica, cioè i Crank sono veramente puliti sulla bici, non sembra neppure di vederli, e in più c'è un discorso di peso. Se voi vedete, noi paragoniamo un attimo gli Shimano XT, che costano 90 euro e pesano 342 grammi. Il suo paragone si può fare con i Crank Brother, gli AGG3, che pesano 280 grammi e costano 92 euro. Quindi siamo sulla stessa cifra. C'è una differenza di 60 grammi, pesano 60 grammi in meno e costano la stessa cifra. Se passiamo al top di gamma invece, qui la differenza è sostanziale. XTR costa 143 euro e pesa 310 grammi, quindi è andata a togliere 32 grammi rispetto agli XT. Crank lì fa una cosa molto particolare, stravolge tutta la situazione, perché si va su un pedale da 174 grammi ma che costa 327 euro. Gli EGG11, che sono quelli con il perno in titanio, io non li ho mai usati, mai provati, quindi non vi so dire come funzionano questi, perché 327 euro per un paio di pedali, no. A differenza dei top di gamma di Shimano, siamo a 136 grammi in meno e 180 euro in più. In pratica, due XTR costano ancora meno di un Crank. Detto questo, passiamo ai pro e contro dei pedali. Peso vince Crank perché sono più leggeri, e nella versione super paura sono molto più leggeri. Siamo quasi alla metà del peso. L'appoggio è molto diverso, o meglio, se voi avete i Crank nuovi, l'appoggio può essere simile, perché la molla che hanno, cioè questa molla qui, rimane bella consistente. Poi con l'utilizzo si cedono, questa cosa su Shimano non succede, e quindi quando si va a appoggiare la consistenza dell'appoggio è completamente diversa. Su Shimano avete un appoggio più consistente. Consistenza, per consistenza intendo robustezza. Adesso vi faccio vedere una cosa che ha dell'inquietante. Allora, questo qui è questi sono tutti i Crank Brother che negli anni, non sono tutti quelli che ho usato, sono quelli che mi sono tenuto per cercare di recuperare dei pezzi di ricambio, ma credetemi ragazzi, questi qui si macinano con una semplicità imbarazzante. Questi sono gli unici nuovi che ho, questi hanno veramente pochissimi chilometri, li uso per le bici che mi danno in prova, così che ho le scarpe dedicate, utilizzo questa scarpa qui col suo attacco e basta, e così la utilizzo. Questo invece appunto il pedale XTR di Shimano, però come vedete questi qui si disintegrano, c'è un problema sostanziale, perché voi vedete questi sono belli duri, poi ne prendete un altro, guardate, questi sono mollissimi, cioè purtroppo questi qui si devastano, e il problema enorme è che se vi si devastano quando siete in giro è un casino, perché in pratica cosa succede? Si sfila il piede. E quindi veramente diventa anche difficile tornare a casa, vi rimane questa così, con questo perno qui, che secondo dove succede rischiate anche di farvi male, perché questo diventa veramente pericoloso. Quindi dal punto di vista proprio dell'affidabilità questi si disintegrano, mentre questi sono indistruttibili davvero. Shimano ha puntato su un discorso di pura robustezza assoluta. E da quel punto di vista lì sono davvero incredibili. Come vi dicevo, dal punto di vista estetico ovviamente la bici è un po' più pulita, però è proprio solo un discorso estetico quando la bici è ferma, perché poi quando ci mettete i piedi sopra la bici, il pedale non si vede più. Ora sta a voi decidere quale scegliere, nel senso che io vi ho detto quali sono le caratteristiche di questi pedali. Nel mio caso oramai la priorità numero uno è quella di avere un pedale che non si rompa, e Shimano da questo punto di vista qui è davvero imbattibile.
per chi fa le gare e magari vuole portarsi a casa 140 grammi in meno sulla bici, che credetemi sono tanti, se uno ha una bici già super ultra tirata, togliere 140 grammi dai pedali è tanta roba, ma si deve portare una spesa di 327 euro, che comunque chi corre ha un approccio diverso. Uno potrebbe dire: io mi uso un paio di scarpe da gara super leggere con dei crank super leggeri e per gli allenamenti di tutto l'anno mi uso un pedale più consistente che non mi dà problemi. Perché purtroppo a me è successo veramente tante volte. Mio figlio, gli ho girato più di una volta i pedali miei che erano un pochettino mezzi andati, li giravo sulla sua bici, anche lui li ha sfondati, mi tocca andare a prendere. Insomma, quando si rompe qualsiasi cosa della bici è sempre una menata se siete vicino a casa. Se invece state facendo un giro lungo, impegnativo, diventa proprio un problema perché vi dovete far venire a prendere, diciamo. Detto questo, la scelta sta a voi. Se siete assolutamente appassionati di estetica e peso, sicuramente crank. Se invece volete un bel appoggio e la sicurezza di tornare sempre, sempre, senza nessun problema, Shimano. Questa è l'esperienza mia di veramente tanti, tanti anni di pedali, però avete visto che secchiata di crank proverò. Anzi, se a qualcuno servono dei pezzi, ditemelo, perché qualche pezzo ve lo regalo, perché ne ho questo scatolone che oramai non mi serve più. Spero che questo video ti sia utile nella scelta dei pedali. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo la cortesia di lasciare un like, iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!